Buongiorno a tutti, grazie. Grazie di essere qui. Sono Gigi De Palo, per chi non lo sa, giustamente il presidente della Fondazione per la Natalità. Allora, per prima cosa, anche oggi vorrei ringraziare chiaramente il Santo Padre Francesco, che ci onora della sua presenza, della sua amicizia. E ci incoraggia ogni volta dandoci la sua fiducia. Grazie davvero. Un grazie anche al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che conosco da tanto tempo, questo lo possiamo dire, e che quest'oggi ha voluto partecipare a un evento su un tema che so avere particolarmente a cuore. Lo dico con cognizione di causa, essendoci confrontati in questi quasi 20 anni più e più volte su questo argomento, anche alla luce, lo dico, di un memorabile discorso che è stato fatto alla Camera quando si è insediata, dove ha parlato in maniera inequivocabile su questo tema. Un grazie chiaramente alle autorità presenti per la disponibilità e l'amicizia, un grazie a tutti gli ospiti che ci staranno con noi in questi giorni, un grazie ai giornalisti che stanno seguendo l'evento, che hanno dato a questo tema, che è poco notiziabile, una rilevanza. Grazie davvero. E soprattutto un grazie a voi, a tutti i ragazzi delle scuole che sono qui e tutte le scuole che ci stanno seguendo in streaming, che sono tante in tutta Italia. Il nostro impegno è per voi. Il nostro impegno di mamme e papà è per voi. Noi ci stiamo provando, perché tante volte ce lo siamo domandati in questi mesi anche con mia moglie e con tutte le mamme e papà che hanno fatto nascere questa fondazione. Quando i figli ci vedevano fare le nottate, ci siamo sempre domandati: ma perché lo facciamo? Perché? Ma soprattutto per chi? Ecco, lo facciamo per voi, perché non si dica che non ci abbiamo provato, perché tra una 20ina d'anni non si dica che ci eravamo rassegnati. Noi non ci rassegneremo, le premeremo tutte con il nostro stile pacato ma fermo. E allora eccoci qui un anno dopo, e in un anno sono cambiate tante cose. Continua purtroppo la guerra in Ucraina, è cambiato il governo, abbiamo per la prima volta nella storia un premier donna, l'Europa è stata colpita dalla più grave crisi di siccità, l'Argentina ha vinto i mondiali di calcio, c'è stata la prima fusione nucleare che ha liberato più energia di quanta ne sia servita per innescarla, e soprattutto la natalità è diventata ed è entrata a pieno titolo nel dibattito pubblico. Ecco, l'obiettivo di questi stati generali della natalità era quello di provare a fare in modo che in Italia si parlasse di natalità per 2 giorni in maniera seria, e ci siamo riusciti. Per 2 giorni ci siamo resi conto di quello che rischia di succedere se non corriamo ai ripari. L'obiettivo era quello di provare a raccontare la natalità, che è un argomento ostico e ha a che fare con i numeri, in modo popolare, di provare ad arrivare tutti. Poco fa abbiamo parlato con il Santo Padre e dicevamo che adesso è un argomento veramente dibattuto da tutti, anche grazie al suo impegno, di trasformare il tema demografico in un evento sul futuro, perché c'è bisogno di una consapevolezza collettiva e c'è bisogno di dirci sempre che la nascita di un figlio ha a che fare sì con il PIL, ha a che fare con il sistema sanitario di domani, con le tasse, con la sostenibilità del Paese, ma anche e soprattutto con la bellezza di una scelta d'amore. È un modo per dire: vale talmente tanto la pena di esserci, è talmente bella questa vita che voglio regalarla e condividerla con qualcuno. L'obiettivo era anche quello di creare un tema che unisse il Paese, senza maggioranze e opposizioni, un tema trasversale sul quale fare squadra, perché l'Italia, lo sappiamo, dà il meglio di sé quando fa squadra, quando con le spalle al muro riesce ad andare oltre i campanilismi e le ideologie. E l'incontro di ieri, abbiamo fatto un incontro con tutti i leader dei partiti politici italiani, cosa difficile ma molto bella, è stato un bel segnale. L'obiettivo è far capire che non è solo una questione che riguarda le scelte della politica nazionale, ma anche di quella regionale, locale, che riguarda le imprese, che infatti si stanno mobilitando e mettendo in gioco, le banche, il mondo dei media, quello dello sport, dello spettacolo. Siamo tutti convocati, le analisi le conosciamo tutti e i numeri sono ormai noti. Adesso è il momento delle sintesi. Questo è il momento di
combattere insieme un nemico più grande. Non vogliamo rassegnarci alla magra e stupida consolazione di poter dire tra 10 anni ve l'avevamo detto. E non vogliamo rassegnarci al fatto che i nostri figli li possiamo vedere solamente su Skype o su Zoom perché sono costretti ad andare all'estero ed emigrare non per una questione di opportunità ma per una questione di necessità impellente perché non riescono a realizzare i loro sogni lavorativi e familiari qui in Italia. E allora che cosa chiediamo? I giornalisti in questi giorni me l'hanno chiesto 100 miliardi di volte e mi dico sempre, vabbè, sul concreto cosa chiediamo? Io dico sempre le stesse cose da 10 anni, forse 20. Primo, sono 4. Primo, provare a darci un obiettivo strategico per i prossimi 10 anni capace di andare oltre i governi. Una campagna sociale, culturale, economica, mediatica, sanitaria, una sorta di PNRR italiano, un piano Marshall per far ripartire la natalità, un patto che coinvolga tutti. Qual è questo patto? Arrivare a quota 500.000 entro il 2033. L'Istat ha detto che se raggiungiamo questi numeri possiamo evitare il crollo del sistema. Proviamoci un pezzetto alla volta tutti insieme, sforzandoci di evitare qualsiasi polemica politica su questo obiettivo, perché riguarda tutti. Due, come afferma il Forum delle Associazioni Familiari e il suo nuovo presidente Adriano Bordignon, già nella prossima legge di bilancio fare un assegno unico più sostanzioso, una riforma fiscale che tenga conto della composizione familiare e del numero dei figli, modificare l'ISEE, il quoziente familiare, chiamiamolo come volete, troviamogli un altro nome, ma facciamo questa benedetta riforma perché oggi il sistema fiscale italiano penalizza le famiglie con figli. E le famiglie non vogliono mancette ma giustizia. Tre, cerchiamo di destinare i fondi del PNRR, quantomeno modificare qualcosa anche sul tema natalità. Quattro, fare di tutto, aiutando anche le aziende virtuose in tal senso, per fare in modo che le donne non siano costrette a dover scegliere tra il lavoro e la famiglia. La maternità è un valore aggiunto e non una diminuzione per chi lavora. Concludo. Questo basta per creare le fondamenta su cui costruire il resto, su cui inserire poi gli asili nido, i congedi parentali, i centri estivi e tutto il resto. Ma se non ci sono le fondamenta, venendo noi da oltre 70 anni di assenza di politiche familiari o di bonus un tanto al chilo che sono serviti poco, è necessario fare le fondamenta della casa prima di mettere gli infissi, occuparsi della struttura della casa. Noi siamo qui ad aiutare in questa semina, sapendo che siamo già in ritardo. Siamo qui come un pungolo che non ama fare polemica, ma che prova a ricordare a tutti che stiamo rischiando grosso. E saremo qui ogni anno a cercare di attirare l'attenzione su questo tema, a collaborare con il governo, con le amministrazioni locali, con le aziende, con gli istituti di credito, con tutto il sistema paese. Grazie a voi di essere qui e grazie al Santo Padre e a Giorgia Meloni di essere qui. Santo Padre, Presidente De Palo, autorità, signore e signori, grazie. Grazie per questo invito, grazie per questa iniziativa. Bella, coinvolgente, ormai sta diventando tradizionale. Grazie oltre le parole di rito che in questi casi si dicono. Perché vedete, noi viviamo in un'epoca nella quale parlare di natalità, parlare di maternità, parlare di famiglia è diventato sempre più difficile. A volte sembra quasi un atto rivoluzionario e noi eravamo stati avvertiti del fatto che sarebbe arrivato un tempo nel quale avremmo dovuto batterci per dimostrare che le foglie sono verdi in estate o che 2 più 2 fa 4. Oggi bisogna avere coraggio per rivendicare, per sostenere cose che sono fondamentali per la crescita della nostra società, ma il coraggio è una cosa che in questa sala non difetta. Allora,
al coraggio delle idee ovviamente deve corrispondere il coraggio delle azioni. Noi oggi ci troviamo a governare la nazione in questo tempo complesso e quello che avevamo detto prima di arrivare al governo è anche quello che stiamo cercando di realizzare, perché alla fine la democrazia si sostanzia in questo, nel vincolo che esiste tra gli impegni che assumi e gli atti che porti avanti. E allora, fin dal nostro primo giorno di lavoro, il governo ha messo i figli, i genitori, le mamme, i papà in cima all'agenda politica. Abbiamo fatto della natalità e della famiglia una priorità assoluta della nostra azione e lo abbiamo fatto banalmente perché vogliamo che l'Italia torni ad avere un futuro, a sperare e a credere in un futuro migliore rispetto a questo presente incerto. Abbiamo dedicato alla natalità la titolazione di un ministero, qui presente il ministro Roccella, la ringrazio, e abbiamo collegato il tema della natalità con quello della famiglia e delle pari opportunità. Non è una scelta nominalistica, cioè non è una scelta di forma, è una scelta di sostanza. È la sintesi di un programma di governo che vuole affrontare con determinazione le grandi crisi che l'Italia, non solo l'Italia per la verità, affronta. E tra queste crisi è innegabile quella demografica, banalmente perché i figli sono la prima pietra della costruzione di qualsiasi futuro. E il lavoro che questo obiettivo richiede investe moltissimi ambiti. Se le donne non avranno una possibilità di realizzare il proprio desiderio di maternità senza dover rinunciare alla realizzazione professionale, dunque non avranno non tanto pari opportunità quanto pari libertà. Se i giovani non hanno la possibilità di comprare una casa nella quale ambire a crescere i loro figli, se i salari saranno così bassi da frenare lo slancio di mettere in piedi una famiglia col timore di non essere nella condizione di mantenerla adeguatamente, se tutto questo e molto altro non verrà affrontato con dedizione, sarà impossibile raggiungere l'obiettivo che tutti qui dentro ci prefiggiamo. E dunque questa priorità attraversa trasversalmente tutte le politiche del governo. Cioè la scelta di un ministero dedicato a questa materia non è la scelta di politiche settoriali, è la scelta di avere il punto di vista della famiglia a 360 gradi su tutte le politiche che il governo porta avanti. Cioè non significa soltanto varare provvedimenti specifici, significa considerare in ogni ambito il valore aggiunto che chi mette al mondo dei figli, chi dà vita a una famiglia, porta avanti per l'intera società. In questi due giorni altri prima di me hanno parlato delle iniziative concrete che il governo ha già realizzato in questa direzione, da quelle che già erano presenti nella nostra legge di bilancio, scritta in appena, non so, 10 giorni, eppure capace di offrire un'indicazione della rotta che intendiamo seguire, l'aumento dell'assegno unico, il rafforzamento del congedo parentale, il rinnovo degli interventi di agevolazione nei confronti delle giovani coppie per l'acquisto della prima casa, il diritto, per esempio, per chiunque abbia un mutuo a tasso variabile di convertirlo in mutuo a tasso fisso, e poi le norme recenti, 1° maggio, in tema di lavoro, con l'assegno di inclusione per le famiglie con redditi medio-bassi che abbiano minori o anziani o disabili a carico, piuttosto che la previsione di rendere strutturale l'erogata di capriccio o di privilegio. Noi vogliamo promuovere una nuova vitalità della nostra società, lo vogliamo fare ovviamente con strumenti normativi, sostenendo le buone pratiche, lo vogliamo fare sul piano culturale. E qui si dirà
Allora volete uno Stato etico? No, non vogliamo uno Stato etico. Noi, al contrario, vogliamo uno Stato che accompagni e non diriga. Vogliamo credere nelle persone, vogliamo scommettere sugli italiani, vogliamo scommettere sui giovani, qui ce ne sono tanti, sulla loro fame di futuro, sulla loro capacità di comprendere che il destino e quello che avranno nella loro vita dipende in gran parte da loro, dalla loro volontà. Noi dobbiamo certo costruire le precondizioni che sono necessarie a tutti per avere il massimo, ma quel massimo dipenderà anche dalla propria forza di volontà. Crediamo cioè che l'ottimismo, l'entusiasmo, la positività siano la più potente benzina che si può mettere nel motore di qualsiasi società. E liberare le energie delle persone è la giusta chiave per superare le crisi del nostro tempo. A me ha colpito moltissimo la lettura che Sua Santità ha dato del concetto di crisi. Dice il Santo Padre che la crisi non ha di per sé una connotazione negativa. E del resto la parola crisi viene dal greco crisis, scelta, o crino, distinguere. Così la crisi richiede quel tipico lavoro di setaccio che pulisce il chicco di grano dopo la mietitura, che consente di scegliere separando, che consente di eliminare le scorie ed è la condizione necessaria che poi permette al chicco di grano di essere macinato e diventare farina e pane. Io la trovo una metafora potentissima, Santità. Che ci dice che dove non c'è crisi, non c'è vita, non c'è rinascita, se lo leggo correttamente, perché la crisi è il motore dell'azione, è il motore della scelta ed è in qualche modo il motore della responsabilità. E allora le crisi sono anche una grande occasione, e se lo sono per ciascuno di noi, a maggior ragione lo sono per i popoli nel loro complesso e a maggior ragione lo sono per chi delle scelte deve fare la sua quotidianità, come chi una nazione, un popolo è chiamato a governarli. Allora liberare le migliori energie delle persone, delle comunità nazionali è la nostra scelta per rendere più forte l'Italia. E ovviamente la famiglia è fondamentale in questo disegno, perché non c'è energia più autentica di quella che la famiglia sprigiona. Noi vogliamo restituire agli italiani la certezza e l'orgoglio di vivere in una nazione capace di solidarietà e in grado di guardare al futuro, una nazione nella quale le persone abbiano voglia di fare, di mettere a frutto i loro talenti, di realizzare se stesse, di aiutare chi è realmente in difficoltà, una nazione che metta da parte quella paura e quel sentimento di malinconia che è stato descritto anche in un recente rapporto del Censis. La storia del popolo italiano non è una storia fatta di malinconia. La storia del popolo italiano è una storia fatta di grandi imprese, di creatività, di risultati che hanno impressionato il mondo, e quella è l'Italia che noi vogliamo incoraggiare. Quella è l'Italia che noi vogliamo tornare a vedere e a vivere, nella quale vogliamo tornare a essere protagonisti. Vogliamo restituire agli italiani una nazione nella quale essere padri non sia fuori moda, essere madri non sia una scelta privata, ma un valore socialmente riconosciuto. Una nazione nella quale tutti, uomini e donne, riscoprano la bellezza di diventare genitori, di accogliere, custodire, nutrire un figlio. Una nazione nella quale fare un figlio è una cosa bellissima, che non ti toglie niente, che non ti impedisce di fare niente e che ti dà tantissimo. Per decenni, e vado alla conclusione, la cultura dominante ci ha detto il contrario. E io penso che sia arrivato il momento di invertire la tendenza. Noi vogliamo una nazione nella quale non sia più scandaloso dire che, qualsiasi siano le legittime, libere scelte e inclinazioni di ciascuno, siamo tutti nati da un uomo e una donna. Nella quale non sia un tabù dire che la maternità non è in vendita,
che gli uteri non si affittano, che i figli non sono prodotti da banco, che puoi scegliere sullo scaffale come se fossi al supermercato e magari restituire se poi il prodotto non corrisponde a quello che ti aspettavi. Vogliamo ripartire dal rispetto della dignità, dell'unicità, della sacralità di ogni singolo essere umano, perché ognuno di noi ha un codice genetico unico e irripetibile, e questo, piaccia o no, ha del sacro. Vogliamo affrontare questa sfida con gli occhi della realtà, il motore della visione, e non vogliamo infilare la camicia di forza dell'ideologia. Papa Francesco, tra le tante parole bellissime che ci ha consegnato, ci ha detto che la famiglia è la storia da cui proveniamo, una storia intessuta di legami che hanno formato assai più dei beni materiali le persone che siamo. E se tutti noi proveniamo da un legame, anche se talvolta imperfetto, anche se talvolta reciso o ammaccato dalle vicende della vita, è importante che questo legame a sua volta si trasmetta, che il fluire delle generazioni non si interrompa, che le nostre comunità sappiano essere solidali e vitali. Vincere l'inverno demografico, ci ha detto Papa Francesco, significa combattere qualcosa che va contro le nostre famiglie, contro la nostra patria, contro il nostro futuro. Santità, noi amiamo le nostre famiglie, amiamo la nostra patria, crediamo nel nostro futuro e faremo fino in fondo la nostra parte. Vi ringrazio. Il Ministro ha parlato della crisi, parola chiave, ma ricordiamo due cose della crisi. Dalla crisi non si esce da soli, o siamo tutti o non usiamo. E dalla crisi non si esce uguali. Usciremo migliori o peggio? Ricordare questo. Questa è la crisi di oggi. Qui è una difficoltà di trovare un lavoro stabile, difficoltà di mantenerlo, case dal costo proibitivo, affitti alle stelle e salari insufficienti, sono problemi reali. Sono problemi che interpellano la politica, perché è sotto gli occhi di tutti che il mercato libero, senza gli indispensabili correttivi, diventa selvaggio e produce situazioni di disuguaglianze sempre più gravi. Alcuni anni fa ricordo l'aneddoto di una coda di una compagnia di trasporto, la coda di donne che cercavano lavoro, e una che le hanno detto che può andare, i dati. Va bene, lei lavorerà 11 ore al giorno e lo stipendio saranno 600. Va bene? E lui ha detto, ma come con 600 e 11 ore non si può vivere? Signora, guardi la coda e scelga. Ti piace, lo prende, non ti piace, fa la fame. Questa è un po' la realtà che si vive. E questa è la realtà. È una cultura poco amica, se non nemica, della famiglia, centrata come sui bisogni del singolo, dove si reclamano continui diritti individuali e non si parla dei diritti della famiglia. In particolare vi sono condizionamenti quasi insormontabili per le donne. Le più danneggiate sono proprio loro, giovani donne spesso costrette al bivio tra carriera e maternità, oppure schiacciate dal peso della cura per le proprie famiglie, soprattutto in presenza di anziani fragili e persone autonome. In questo momento le donne sono schiave di questa regola del lavoro selettivo, che le impedisce pure la maternità. Certo,
esiste la provvidenza e milioni di famiglie lo testimoniano con la loro vita e le loro scelte, ma l'eroismo di tanti non può diventare una scusa per tutti. Occorrono perciò politiche lungimiranti. Occorre predisporre un terreno fertile per far fiorire una nuova primavera e lasciarsi alle spalle questo inverno demografico. E visto che il terreno è comune, come comune sono le società e il futuro, è necessario affrontare il problema insieme, senza steccati ideologici e prese di posizione preconcette. Qui l'insieme è importante. È vero che anche con il vostro aiuto parecchio è stato fatto, di questo sono grato, ma ancora non basta, bisogna cambiare mentalità. La famiglia non è parte del problema, ma è parte della sua soluzione. Allora mi chiedo, c'è qualcuno che sa guardare avanti con il coraggio di scommettere sulle famiglie, sui bambini, sui giovani? Tante volte io sento le lamentele delle mamme, ma mio figlio si è laureato già e non si sposa, no? Non si sposa e rimane a casa, cosa devo fare? Non stirare le camicie, signore, cominciamo così, poi vediamo. Non possiamo accettare che la nostra società smetta di essere generativa e degeneri nella tristezza. Quando non c'è generatività, viene la tristezza, che è un malore brutto, brutto, grigio. Non possiamo accettare passivamente che tanti giovani fatichino a concretizzare il loro sogno familiare e siano costretti ad abbassare l'asticella del desiderio accontentandosi di surrogati privati e mediocri. Fare soldi, puntare alla carriera, viaggiare, custodire gelosamente il tempo libero. Tutte cose buone e giuste quando rientrano in un progetto generativo più grande che dona vita attorno a sé e dopo di sé. Se invece rimangono solo aspirazioni individuali, inaridiscono nell'egoismo e portano a quella stanchezza interiore. Questo è lo stato d'animo di una società non generativa. Stanchezza interiore che anestetizza i grandi desideri e caratterizza la nostra società come società della stanchezza. Ridiamo fiato ai desideri di felicità dei giovani. Sì, loro hanno dei desideri di felicità. Ridiamo fiato, apriamo cammino. Ognuno di noi sperimenta qual è l'indice della propria felicità. Quando ci sentiamo ripieni di qualcosa che genera speranza, riscalda l'animo e viene spontaneo farne partecipe gli altri. Al contrario, quando siamo tristi, grigi, ci difendiamo, ci chiudiamo e percepiamo tutti come una minaccia. Ecco, la natalità, così come l'accoglienza, che non vanno mai contrapposte perché sono due facce della stessa medaglia, ci rivelano quanta felicità c'è nella società. Una comunità felice sviluppa naturalmente i desideri di generare e di integrare, di accogliere, mentre una società infelice si riduce a una somma di individui che cercano di difendere a tutti i costi quello che hanno. E tante volte si dimenticano di sorridere. Amici, dopo aver condiviso queste preoccupazioni che porto nel cuore, vorrei consegnarvi una parola che mi è cara, speranza. La sfida della natalità è questione di speranza. Ma attenzione, la speranza non è, come spesso si pensa, ottimismo. No, non è ottimismo. Non è un vago sentimento positivo sull'avvenire. Ah, tu sei un uomo positivo, una donna positiva, bravo. No, la speranza è un'altra cosa. Non è illusione o un'emozione che tu senti, no. È una virtù concreta, è un atteggiamento di vita.
e ha a che fare con le scelte concrete. La speranza si nutre dell'impegno per il bene da parte di ciascuno. Cresce quando ci sentiamo partecipi e coinvolti nel dare senso alla vita nostra e degli altri. Alimentare la speranza è dunque un'azione sociale, intellettuale, artistica, politica, nel senso più alto della parola. E mettere le proprie capacità e risorse al servizio del bene comune e seminare futuro. La speranza genera cambiamento e migliora l'avvenire. È la più piccola delle virtù, diceva Peggy, è la più piccola, ma è quella che ti porta più avanti. La speranza non delude. E oggi ci sono tante, tante turandot nella vita che dicono la speranza che sempre delude. La Bibbia ci dice la speranza non delude. Mi piace pensare agli stati generali della natalità, arrivati alla terza edizione, come un cantiere di speranza. Un cantiere dove non si lavora su commissioni, perché qualcuno paga, ma dove si lavora tutti insieme proprio perché tutti vogliono sperare. E allora vi auguro che questa edizione sia l'occasione per allargare il cantiere, per creare a più livelli una grande alleanza di speranza. Qui è bello vedere il modo della, vedere il mondo della politica, il mondo delle imprese, delle banche, dello sport, dello spettacolo, del giornalismo riuniti per ragionare su come passare dall'inverno alla primavera demografica, su come ricominciare a nascere, non solo fisicamente, ma interiormente, per venire alla luce ogni giorno a illuminare di speranza il domani. Fratelli e sorelle, non rassegniamoci al grigiore o al pessimismo sterile, al sorriso di compromesso, no. Non crediamo che la storia sia già segnata, che non si possa fare nulla per invertire la tendenza, perché, permettetemi di dirlo nel linguaggio che prediligo, quello della Bibbia, è proprio nei deserti più aridi che Dio apre strade nuove. Cerchiamo insieme queste strade nuove in questo deserto arido. La speranza, infatti, interpella a mettersi in moto per trovare soluzioni che diano forma a una società all'altezza del momento storico che stiamo vivendo, tempo di crisi attraversato da tante ingiustizie. La guerra è una di queste. Ridare impulso alla natalità vuol dire riparare le forme di esclusione sociale che stanno colpendo i giovani e il loro futuro. Ed è un servizio per tutti. I figli non sono beni individuali, sono persone che contribuiscono alla crescita di tutti, apportando ricchezza umana e generazionale, apportando creatività al cuore dei genitori pure. A voi che siete qui per trovare buone soluzioni frutto della vostra professionalità e delle vostre competenze, vorrei dire: sentitevi chiamati al grande compito di rigenerare speranza, di avviare processi che diano slancio e vita all'Italia, all'Europa, al mondo che ci portano tanti bambini. Grazie.
Allora, grazie veramente. Noi, come ogni anno, ormai è una tradizione, l'ha detto anche lei, Santità, abbiamo pensato a un piccolo regalo, prego di entrare, sia per il Santo Padre sia per il Presidente del Consiglio, che sono due bonsai che sono proprio la risposta in un certo senso. Ecco, Santità. Ecco, lei si può fare domani e andare a lavorare oggi. Il simbolo è sempre lo stesso. Per arrivare a quello di cui abbiamo parlato, dobbiamo togliere l'alibi delle dinamiche economiche e fare un lavoro culturale, e l'immagine appunto di un bonsai che è un fico, che è una pianta che dobbiamo costruire e dobbiamo seminare oggi per poter raccogliere i frutti domani. Quindi è un po' un invito per tutti noi qui riuniti, per la politica, per il Santo Padre, per tutti noi che siamo qui. Grazie ancora di questo momento. Grazie. Dobbiamo fare il collegamento, scusa. Video? Oppure da... Video a schiaffo. Eccoci, buongiorno. Facciamo ancora un applauso, che momento davvero emozionante. Io sono qui in compagnia di alcuni giovani che hanno accolto questa